Esploso tutto. No, siamo rientrati. Oh, stava parlando Patrick, ma visto che nell'attesa, in questo minutino di blackout, abbiamo recuperato Fabio, torniamo da Fabio, che insomma ci stava raccontando la sua gara, poi torniamo da Patrick per i dettagli. Allora, eravamo rimasti alla safety car, ok, ripartiti. Praticamente, io non ho capito bene, Patrick. La strategia, secondo me, si è fermato. Io non avevo l'ingegnere, quindi non lo sapevo. Mi sa che si è fermato prima con la prima safety car, e quindi dopo arrivava fino in fondo. Non so se è così. Perché comunque a un certo punto l'ho preso con la gomma gialla e con il DRS farlocco che ha questo gioco, praticamente senza ERS lui mi stava attaccato. Cioè, dopo un po' ho capito che insomma che stava lì dietro buono buono, non si doveva più fermare e quindi mi avrebbe fregato all'ultimo giro. E da lì per fortuna a questo punto è uscita la safety car e i miei tre giri ho dato un po' tutto, sia come batteria che come gomma. Sono riuscito a staccarlo e prendere quel secondino e mezzo che mi è valso l'assenza di DRS. Quindi, dopo sono riuscito a chiudere primo, per fortuna. Mi dispiace per Lele perché non so cosa è successo. È successo un po' di Girato casino all'ultima curva, sì. all'ultimo Ecco. giro. Sì, le imprecazioni le ho sentite quando ho tagliato il traguardo. Niente, un posto così. Meno male che è andato tutto bene, puntavo prima di tutto a finire la gara senza danni, ci sono riuscito, poi è andata meglio possibile, quindi direi perfetto. Perfetto, e allora torniamo da Patrick che sta insomma finendo un po' il suo racconto da questo punto di vista. E dicevamo, stai parlando del fatto quando eri rimasto attaccato a Fabio, siamo rimasti, credo, anzi eravamo anche un po' più avanti. Sì, sono rimasto attaccato a Fabio perché comunque sapevo che avevo più ERS. E lui, secondo me, comunque stava anche un po' gestendo perché si vedeva che non prendeva tanti rischi. E a quel punto lì ho deciso, vado fino in fondo, tanto le gialle, sinceramente, non ho fatto neanche una 100 nelle prove, ho fatto solo un po' di partenza della 50 e ho visto che non si consumavano. Cioè, tipo neanche l'1% giro, una cosa incredibile. Ho detto vado fino in fondo, arrivo fino in fondo senza problemi. E senza safety sarei rimasto sicuramente secondo. Come detto prima, forse non sarei riuscito a passarlo perché comunque avevo le gomme, mi pare, 13 giri più vecchie e lui era un po' più veloce comunque, quindi sarei rimasto lì. E poi con la safety si sono un po' complicate le cose. Ho avuto anche l'opportunità, sì, in teoria, di passarlo, però lui è stato molto più bravo nella ripartenza a capire il grip della gomma nuova. Io ci ho messo un attimino a ambientarmi, che è sempre un po' il mio problema, ci metto sempre un giro prima di capire la macchina. Però nel secondo giro ho fatto io il giro veloce, ho tolto il DRS a Lele e lì praticamente mi sono messo tranquillo perché poi lui è stato attaccato da Ernesto e basta, gli ultimi giri ho soltanto gestito, non ho più preso rischi e ho sperato che magari lui facesse qualche errorino, però era in completa gestione. Quindi alla fine è rimasta congelata così la gara. Contento perché ho recuperato anche un po' di punti per la zona final. Peccato per la gara scorsa per i problemi di connessione, però adesso sono ancora lì. Però finalmente sono stato anche veloce per una volta. Nel frattempo in chat ringraziamo M. Congiu per il follow. Questo è un nome che imparerete, ve lo faremo conoscere a breve. È un nostro nuovo adepto. Al netto di questo, Simo, avevi detto che avevi qualche domanda? Se è per Patrick, se no andiamo da Sì, amiche Mike. allora io ho due domande per il buon Patrick, che una la sa già. Ecco, Una e le ali, giusto? una è le Ali, Vabbè, qua allora era lecito però. 5-5, 5-5 e poi l'ultimo stint 4-5. Perfetto, Ci ok, sta, ci sta. ecco perché capiamo la velocità, infatti poi in telecronaca l'abbiamo detto. E poi volevo dirti se una cosa che se ti aspettavi questo risultato dopo questa, diciamo, grandissima rimonta, perché star dietro a Fabio con 31 giri di media rispetto a lui che ne aveva su 12-15 giri in meno, ti aspettavi un secondo posto? Dipende, a inizio gara no. Quando poi c'è stata la seconda safety,
e ho visto come si consumavano le gomme, perché io tipo fino a 10 giri dopo la seconda safety ero ancora convinto di fare un'altra sosta. Sì. Però poi ho visto che le gomme non si consumavano, quando ho visto che erano così ho detto non ha nessun senso star fuori, cioè rientrare. Ho tra virgolette aspettato Fabio senza usare l'ERS, e quando mi sono messo lì ho visto che quelli dietro da 2 secondi e 7 sono andati a 6 secondi. Sì. E lì il secondo posto era fatto, poi lui sicuramente ho visto che stava gestendo, aveva 13 giri in gomma, di gomma in meno, quindi era praticamente impossibile attaccarlo. Però io mi sono messo lì e sarei comunque rimasto lì, forse mi avrebbe tolto DRS gli ultimi giri, non lo so, però cioè, a metà gara ho capito che si poteva fare. Io a questo punto ti giro, mi tengo una domanda per dopo per non far aspettare troppo Mike Mayan, andiamo da lui e mi tengo una domanda per te dopo. Mike Mayan, un altro podio un po' dolce amaro, forse più amaro, non tanto per te ma sia forse per il costruttore che per Gano. Sì, perché diciamo ce la potevamo giocare sia io sia Marco, più Marco che io, perché io sono andato abbastanza a traino stasera. Sì, infatti ho visto che Marco sia in qualifica che in gara sembrava bello, bello in palla, dopo purtroppo l'errore è stato fatale. Sì, sicuro ne aveva più di me alla grande. Io gli sarei stato lì dietro tranquillo e un po' come ho fatto in Olanda, solo che poi in Olanda ho deciso di far saltare tutto per aria e invece qui. Purtroppo niente, non riuscite a trovare un bilanciamento di prestazioni fra entrambi i piloti, perché una volta uno, una volta l'altro, e chiaramente McLaren scappa. Ah sì, McLaren, ma penso sia anche abbastanza sì, diciamo, più male. Passano le gare, più le possibilità ovviamente diventano un po' a lumicino. No, ma poi Fabio e Lele li conosco molto bene e so quanto vanno già il fine settimana prima della gara, quindi mi metto già l'anima in pace e via. Però dai, alla fine nella qualifica è andata bene, il 19 alto mi è piaciuto molto e niente, la gara in realtà detto è stata molto molto a traino e in attesa degli eventi, perché tanto come succede sempre le safety le fanno da padrona. E niente, sul finale ho iniziato a tirare dritto perché cambiavano le ombre e non ci ho capito assolutamente più niente. Infatti per 2 volte ho guardato cartelli e ci ho letto 50 e ormai era tardi. Infatti ho tirato dritto in curva 1, ho preso i 5 secondi e poi ho tirato dritto anche alla Scari. Lì per fortuna non ho perso molto e non ho... Quella l'abbiamo vista in diretta. Lì ho proprio guardato il cartello, 50. 50 sei a pelo pelo, se la pinzi tanto forse la fermi. No, impossibile. E poi niente, alla fine c'è stata una lotta abbastanza intensa tra Lele e Mr. X e fondamentalmente ho approfittato di quello. E approfittavo di quello e di un piccolo errore di Lele in uscita dalla prima variante e poi 3 secondi, se no diciamo il podio era tranquillamente nelle mani di Lele, anche perché non avevo più Hertz. L'Hertz l'ho finito passando lui prima della Roger. Sì. Avevo un 20%, l'ho tirato in fondo, sono riuscito a stare davanti e poi l'avevo completamente finito. E mi dispiace per Lele perché se la meritava, insomma, poi girassi all'ultima curva e arrivava ottavo, credo, sì. Sì, cioè, non se lo meritava, ecco. Perfetto, allora, Simo, tu hai domande? Se no giro la domanda che vuoi lasciare in sospeso, ok. No, vai pure. Ok, allora vado da Patrick dicendo... l'ultima safety car probabilmente ti ha più rovinato la gara, perché ti ha messo in una condizione diciamo di minore sicurezza, mentre prima ti eri stabilito insieme a Fabio diciamo in una comfort zone in duelli davanti. Il problema è che la safety car l'ha causata il tuo compagno per errore, ovviamente non so cosa che è successo in parte in quel momento nel team radio.
Sai cos'è bello? Me la sono gufata da solo. Daia. Perché allora a Spa ho detto a un certo punto, quando sono rimasto fuori un giro in più degli altri per fare overcut, ho detto mi servirebbe una safety e dopo 3 secondi è uscita. Oggi ho detto ad Alberto, perché era lì che stava un po' imprecando in parti perché era in duello, non so con Giovio o con chi, gli ho detto Con mi Dario, raccomando, con niente Dario safety, sta Profilo. tranquillo. Non ho fatto in tempo a dire safety che la safety è uscita, quindi mi ha pareggiato Spa purtroppo. Dire una cosa, Mannaggia, posso dire una cosa? vai, Se dica. lunedì corri, non parlare, non dire, non pensare niente. Per favore, non dire Fuori niente. parte. Va Sto fuori benissimo, parte. ci stiamo alla grande. Allora, io ringrazio i ragazzi, siamo in dirittura d'arrivo, però abbiamo il driver of the day, che vabbè, è un plebiscito popolare. Il 93% delle preferenze per Speri. Putin in Russia è stato eletto per molto meno. Visto che è attuale. No, detto questo, grazie Però non sono ragazzi. No, comunista, si sappia. no, no, no. Ecco. Soprattutto non vuoi invadere l'Ucraina. Perfetto, ovviamente ringrazio i ragazzi, Fabio, mi chiamai, Speri, tutti quanti. Grazie a Simone, il driver of the day, ve lo abbiamo lasciato in dote. Io vi ricordo gli ultimi due appuntamenti settimanali qui a Monza, dalle 21.15, studio pre-gara della Master League, giovedì e venerdì alle 21.30, la Prime League a chiudere la settimana monzese, a chiudere la settimana di gara di Formula Italian Team, come sempre, per poi trasferirsi a Suzuka. Grazie Simone, grazie a tutti e lasciamo liberi i piloti di andare in party perché insomma c'è un debriefing post-gara. È ancora presto perché Monza è andata via veloce nonostante le due safety sono le... Ma mezzanotte meno 20, ma abbiamo già lasciato liberi. Di solito prima di mezzanotte non si finisce mai. Benissimo, signori, grazie a tutti per averci seguito. Ovviamente ci trovate sui nostri social, il sito, insomma, trovate davvero tutto per seguirci. Grazie anche da parte mia, Luca Flaminio, e buonanotte a tutti.